maggio 2019, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Eccoci qui con una nuova settimana, sempre in diretta, per raccontarvi un po' quello che succede nella nostra città e non solo, perché insomma oggi parliamo di qualcosa che diciamo, i milanesi possono usufruire, nasce credo in queste zone, poi chiederemo bene al nostro ospite, ma in realtà poi comunque è un servizio che tutta Italia e non solo in realtà può usufruire. Stiamo parlando di produzione dal basso, molto probabilmente qualcuno di voi l'avrà già anche sentito parlare, anche perché proprio Milano News ne ha usufruito in passato, non so se vi ricordate, no? Con la nostra campagna dopo il temporale. Famoso temporale che fece saltare completamente la nostra regia, e quindi grazie a un crowdfunding, alla raccolta fondi fatta insieme a voi, i nostri ascoltatori, siamo riusciti a ricomprarci la regia. Beh, dove l'abbiamo fatta? L'abbiamo fatta proprio su Produzione al Basso, e quindi io ringrazio Angelo Rindone, fondatore di Produzione al Basso, per aver creato Produzione al Basso. Grazie prima a voi di tutto. Grazie a voi per l'invito. Grazie mille Angelo davvero per aver fondato questa piattaforma, che appunto ha reso, già solo nel nostro piccolo, no, nostra storia personale, ha reso possibile continuare a essere Milano News dopo appunto un temporale che ci aveva fatto saltare completamente il mixer video. Abbiamo chiesto aiuto ai nostri ascoltatori e insomma grazie a loro siamo riusciti ad arrivare di nuovo alla cifra che ci serviva per poter comprare il nostro mixer. Come nasce Produzione al Basso? Che cos'è Produzione al Basso? Ma allora, innanzitutto per quella campagna devi ringraziare i tuoi ascoltatori, la vostra community. Produzione al Basso è appunto uno strumento, è una piattaforma internet che permette di raccogliere dei fondi online, quindi permette sostanzialmente di raccontare un'idea, di raccontare un progetto, di raccontare una causa, oppure di raccontare, come in questo caso che citavi, una situazione critica per la quale si ha bisogno dell'aiuto di tutti, e attraverso Produzioni al Basso si possono raccogliere fondi, ma non solo, si possono anche raccogliere partecipazione, commenti, interazioni per poter appunto realizzare un progetto, sostenere una causa, costruire qualcosa. In genere si tratta di progetti sociali o culturali, però diciamo che su Produzioni dal Basso, che è una piattaforma generalista, si può trovare di tutto. Produzioni dal Basso è nata diversi anni fa, è stata la prima piattaforma nata in Italia di questo tipo, appunto la modalità che si chiama piattaforma di crowdfunding, che è una parola, è un neologismo inglese un po' complesso da dire, pronunciare, capire, ma che sostanzialmente unisce le parole crowd, folla, funding, finanziamento, quindi possiamo dire finanziamento dalle persone, ecco, questa potrebbe. Però infatti essere. So che a voi non vi piace tanto la parola, preferite appunto usare la classica italiana raccolta fondi. Sì, raccolta fondi, oppure come è insito nel nostro nome, produzioni dal basso, cioè la possibilità di produrre dal basso, di costruire dal basso una rete, una comunità per generare. Insomma, questo dal basso ha fatto la vostra e la fortuna di tutti quelli che appunto hanno messo le prime campagne sul vostro sito, perché questa base, appunto, che, come si usa dire, che ognuno di noi ha, è riuscita a muoversi, a dare proprio i suoi frutti. Stiamo parlando di quanti progetti, quante campagne avete finanziato finora? Allora, fino ad oggi sono state finanziate più di 3.500 campagne da una comunità di oltre 200.000 utenti, e con una raccolta complessiva che ha superato i 9 milioni e 100 mila euro. Quindi parliamo di, insomma, numeri abbastanza interessanti, quantomeno per il crowdfunding italiano. Ma la cosa interessante è che questi numeri stanno crescendo tantissimo. Adesso ci sono quasi 600 progetti caricati in piattaforma live che stanno facendo raccolta fondi, quindi vuol dire un numero altissimo di progetti, continuano a crescere. Solo nel 2018 abbiamo raccolto 2,2 milioni di euro per oltre 40.000 donazioni, quindi diciamo che è un metodo, è uno strumento che sta cominciando a prendere piede. Quando probabilmente avete lanciato voi la vostra campagna, ancora era un po' là da venire, era un po' poco conosciuto. Oggi diciamo che il crowdfunding comincia a essere uno strumento abbastanza utilizzato a vario livello, soprattutto, come dicevo, in ambito sociale e culturale. Ecco, perché poi diciamo si contraddistingue un po' la vostra piattaforma da questo, che i progetti sono tutti o la maggior parte appunto in ambito sociale e culturale. Sì, allora diciamo che è una caratterizzazione direi del crowdfunding italiano. Ah, ok. Soprattutto nella modalità di donazione, perché poi il crowdfunding in realtà è un oggetto complesso, è uno strumento complesso che prevede interazioni economiche che vanno dal finanziamento di un'azienda, al prestito, alla donazione, eccetera, eccetera. Noi ci occupiamo
viviamo principalmente di donazioni. La nostra è una piattaforma che tecnicamente è definibile donation reward. E, però sì, diciamo che in Italia sono soprattutto questi progetti, perché l'accezione ancora è quella, cioè utilizzare comunità utilizzata da associazioni, da enti, da fondazioni, eccetera, eccetera. E quindi ancora questa è un po' l'accezione. Mentre per esempio in America o in altri paesi ha preso anche altri lidi questo strumento, cioè altre metodologie di utilizzo. Ad esempio si utilizza per proporre prodotti nuovi per, su Kickstarter, che è la famosa piattaforma americana, quella più famosa al mondo di reward, di crowdfunding reward. È una piattaforma quasi ormai dove i progetti sociali e culturali sono, non dico una minoranza, ma comunque non sono la maggioranza, la maggior parte sono proprio prodotti reali, videogiochi, infatti, prodotti tecnologici, eccetera, eccetera. Sembra quasi un laboratorio di Amazon, sembra quasi, no? È un laboratorio dove effettivamente si può fare prevendita, preordine. Infatti, tipo, cioè, un marketplace quasi. È un marketplace di beni futuri. Infatti, i beni futuri che a volte arrivano, a volte no, già che dire, insomma, il rischio c'è sempre in quei casi lì. Certo. A volte arrivano dopo anni, è capitato con dei bellissimi microfoni che sono arrivati 3 anni dopo, ma sono arrivati e sono fantastici. Però invece noi italiani siamo ancora più legati al... situazione culturale o comunque... Sì, progetti sociali e culturali, sociale, che per carità sono comunque progetti meravigliosi, cioè parliamo di comunità, di situazioni, cioè anche solo la vostra iniziativa di per sé è sicuramente è stata apprezzata sia da voi, perché vi ha permesso di ricomprare il mixer, che dalla vostra comunità, che ha permesso di andare avanti alla vostra. Quindi sono sicuramente progetti molto belli, sicuramente validi, e danno anche vita a situazioni molto belle da vedere, da sentire, a cui partecipare. Però diciamo che l'accezione americana, secondo me, porterà oltretutto l'Italia è un paese di designer, di creativi. Infatti, pensavo, cioè, facciamo, no? Cose. Ci sono italiani che fanno questo tipo di progetti, ma tendenzialmente lo fanno dall'altra parte del mondo, cioè in America. Ma perché? Perché prima di tutto le piattaforme sono più strutturate, bisogna dare merito alle piattaforme americane, ma poi anche perché il pubblico, come dire, anglosassone, americano, internazionale, è più sensibile. In Italia ancora non siamo entrati nell'ottica di poter utilizzare il crowdfunding come marketplace di beni, sì, futuri. No, faccio fatica a pagare con la carta di credito, magari tipo al bar già, quindi insomma immagino che a volte sia un po' complicato. Questo è uno dei motivi. Che sia un po' complicato una cosa del genere. Insomma, di progetti ne hai visti tanti, non voglio che facciamo torto a nessuno, però quelli che ti hanno più colpito, che magari anche tu ti aspettavi di dire, ah cavolo, ma ho creato qualcosa per poter aiutare questo tipo di progetto. Allora, di progetti ne abbiamo visti davvero tantissimi e continuiamo a vederne, ogni giorno arrivano decine di proposte, di idee, di progetti, eccetera, eccetera. Ma allora, ce n'è un paio recenti che sicuramente mi hanno colpito molto, quello della nave Mediterranea, che è una nave, diciamo così, battente bandiera italiana, che è stata finanziata da una rete di associazioni italiane e che ha raccolto quasi 700.000 euro, quindi un progetto anche importante dal punto di vista della comunità, ha avuto una grande eco anche mediatica e quindi ha raccolto poi tanta comunità e tante persone che hanno aiutato quel progetto, ed è un progetto attualissimo. Recentemente è stata bruciata una libreria a Roma il 25 aprile di quest'anno, quindi proprio qualche giorno fa, e subito il quartiere Centocelle di Roma si è mobilitato per raccogliere fondi. In 2 giorni hanno raccolto 20.000 euro, adesso sono arrivati a più di 32.000 euro, e anche lì è molto bello vedere come la comunità online, ma non solo, anche offline, quindi anche fisiche, territoriali, di prossimità, si siano unite per aiutare questa libreria a rinascere, ed è veramente molto bello poi da vedere anche come dinamica. Come progetto invece, diciamo, storico, una volta noi siamo stati colpiti da un progetto milanese, visto che siamo Milano News, di un ragazzo che praticamente ha lanciato una raccolta fondi, forse senza neanche crederci tantissimo, per un ragazzo disabile, per comprare una carrozzina, diciamo, di quelle di nuova concezione, praticamente un Segway per disabili, okay, quindi con basculante, con le ruote grosse, eccetera, eccetera, che permette sostanzialmente di innanzitutto utilizzare la potenza, diciamo, elettrica, eccetera, ma soprattutto di poter camminare, diciamo così, andare con questa carrozzina per la città
città o anche per boschi e cioè, situazioni anche un po' più particolari, con la testa alta. Nessuno pensa che quando un disabile usa una carrozzina deve per forza guardare le ruote, il movimento che fa, eccetera, eccetera. Invece lì, infatti, la prima cosa che lui diceva, mi piacerebbe poter girare per la città e guardare i monumenti, guardare... È una cosa. Questa cosa ha colpito talmente tanto la sua comunità in rete, che poi si è allargata in maniera esponenziale, che lui ha raccolto, era una carrozzina abbastanza cara, costa sui 13.000 euro, quindi insomma, e ha raccolto 16.000 euro in pochissime ore. Quindi abbiamo visto proprio questo esplua di solidarietà da parte dei milanesi che hanno aiutato questo ragazzo che si chiama Walter a raccogliere questi fondi e quindi poi comprare. La cosa bella è che non solo, diciamo, c'è questa partecipazione durante la raccolta, ma anche dopo, cioè dopo lui ha mandato tutta una serie di post su Facebook eccetera, nel quale faceva vedere appunto che aveva comprato la carrozzina, che girava per i boschi, per Milano, insomma. Questi sono progetti che comunque in qualche modo un po' scaldano il cuore, perché poi alla fine per noi, per il team che lavora su produzione al basso, è evidentemente un lavoro, ma quando poi il tuo lavoro genera queste situazioni, sono ancora più appagante sicuramente. Molto. Ma che progetti possono essere caricati su produzione al basso? C'è qualche progetto che invece non può essere caricato? Che cosa non viene accettato? Allora, tendenzialmente di tutto, infatti si trova di tutto su Produzioni dal Basso, la nostra è una piattaforma generalista, quindi possiamo trovare associazioni, enti privati, cani sciolti, così, che caricano la loro idea più o meno appetibile, interessante, bella, eccetera, e quindi tutti possono utilizzare. Basta fare una specie di Darwin Award, l'idea più assurda. Ci abbiamo pensato. E anche poi no, l'idea più bella magari anche. Cioè. No, effettivamente è un po' un portobello, diciamo. Un'idea assurda che magari è vecchia. Allora, una che è stata scartata, cioè che è stata bloccata perché era un po' off limits, uno che voleva aprire un bordello in Germania e ha chiesto i soldi preventivamente, per dire come poi alla fine alle volte succedono anche cose e poi non accettiamo, però primo coraggio lo vince per avere sì, ovviamente abbiamo dovuto, come dire, bloccare quell'iniziativa. Però ecco, per dire anche come veramente alle volte, insomma, è anche borderline. La rete veramente libera tutti a volte. C'è molta fantasia. Poi quelli che non accettiamo in generale sono progetti legati a situazioni di catastrofi. Cioè, ad esempio, quando succede un terremoto, come è successo recentemente nelle Marche, allora vediamo decine e decine di persone che caricano campagne per aiutiamo, come dire, quelle li blocchiamo perché non vogliamo sovrapporci alle campagne fondi ufficiali, che ne so, della Croce Rossa o della Protezione Civile, eccetera, perché perché non sappiamo. Beh, quando è complicato gestire poi per una questione anche di trasparenza di gestione dei fondi. Quindi ecco, quelle che non accettiamo sono o campagne che vanno un po' al di là della legge, fuori legge, diciamo, oppure campagne troppo generiche o su raccolte fondi che magari si stanno facendo a livello nazionale in altre situazioni. Invece mi dicevi tantissime invece le campagne accettate, ricordiamo quante dal 2013 a oggi? Ma allora, finanziate più di 3.500. Per un ammontare di? 9.100.000 euro. In realtà poi di campagne caricate ce ne sono almeno 10.000, cioè parliamo di... Il problema è, ecco, questo va detto agli ascoltatori, che non tutte le campagne raccolgono o riescono a raccogliere quello i fondi che si vuole. Quali sono i segreti per riuscire invece a raccogliere i soldi, i fondi che si vuole? Dico una cosa paradossale. Paradossalmente non caricare una campagna per raccogliere i soldi. Cioè, lo scopo primo e la cosa che più piace alle persone è l'idea, la comunità, la partecipazione. Okay? I soldi sono, come dire, poi lo strumento col quale si va a realizzare. Quindi quando uno carica una campagna perché ha bisogno di soldi, punto, non funziona, perché viene percepita non in maniera positiva, non in maniera costruttiva, non in maniera generativa. Quello che funziona nel crowdfunding è la storia da raccontare, quando c'è dietro la sostanza, e quindi poi quando la storia, diciamo così, in qualche modo è condivisibile, condivisa, piacevole, bella, interessante, stimolante, emozionante, allora a quel punto scatta quel qualcosa che permette poi di fare la raccolta fondi e di realizzare quel progetto. Quindi il mio consiglio è sempre non approcciarsi al crowdfunding come lo strumento di raccolta fondi, ma come strumento di racconto di un'idea, di racconto di un progetto, di racconto di una causa. Poi, se si è bravi a raccontare, se si è bravi a veicolare quell'iniziativa, allora poi i fondi, i soldi e la partecipazione arrivano di conseguenza. Quindi insomma,
L'idea deve essere quella che è vincente, non è tanto appunto L'idea è la persona che la la carica, persona che la evidentemente. carica. Però sì, l'idea è la cosa. Anche perché dovete calcolare, come dicevo prima, che solo su produzione dal basso ci sono più di 600 iniziative. Si calcola addirittura che nel mondo ad oggi siano state caricate più di 5 milioni di progetti, di cause, di raccolte fondi online. Quindi parliamo anche di una massa spropositata di, come dire, progetti, idee, eccetera. Quindi come far emergere la propria idea rispetto al mare magnum delle idee, dei progetti degli altri, con una bella idea raccontata bene, ben presentata, ben comunicata, eccetera, eccetera. E dire semplicemente ho bisogno di soldi non interessa a nessuno, anche perché, come dire, è Infatti, una è una costante che a tutti costante. quanti, a tutti noi, il nostro sito personale cosa dona Esatto, qui, quindi non sarebbe, e non e non funziona. funziona, non funziona. So che invece ultimamente, mi raccontavi prima fuori onda, sono nate anche delle interessanti partnership con delle aziende che danno, diciamo, il loro supporto appunto a progetti che valgono. Come funziona in questo caso? Allora, è una cosa, diciamo, molto italiana anche, devo dire, e che sta crescendo e funzionando moltissimo. In pratica ci sono alcune aziende o associazioni o fondazioni che cominciano a utilizzare il crowdfunding per sostenere progetti delle comunità. Faccio un esempio, abbiamo FastWeb che sostiene i progetti digitali nelle scuole, abbiamo Infinity che sostiene progetti di giovani registi e quindi in qualche modo che poi diventano anche progetti che poi entrano dentro la piattaforma. Piattaforma di Infinity, che è una piattaforma di streaming online. E abbiamo Banca Etica che sostiene progetti sociali e culturali. Abbiamo Arci, per esempio, che sostiene i progetti dei circoli Arci, eccetera, eccetera. Come funziona? Funziona che praticamente vengono lanciati dei bandi, tendenzialmente dei bandi verticali, cioè dove viene richiesta determinate caratteristiche del progetto, quindi bandi tematici, bandi dedicati a determinati soggetti. Arrivano centinaia e centinaia di progetti, di persone che vogliono farsi cofinanziare il progetto, e una volta che vengono selezionati questi progetti si fa un pezzetto di crowdfunding e un pezzetto invece di finanziamento, di cofinanziamento da parte di queste aziende. Quindi di base la cosa bella è che le aziende o comunque gli enti o le associazioni che usano questo strumento possono sostenere dei progetti sul territorio in maniera pratica, ok? Raccontare queste iniziative, cofinanziarle al 50% e poi è anche bello vedere poi realizzati questi Ecco, progetti. c'è qualche progetto del genere in questo momento, qualche bando del genere aperto adesso, no? Allora, in questo momento abbiamo il bando di Arci, che è dedicato ai circoli Arci, che è partito, ma purtroppo è quasi in scadenza, insomma, scade Poi devi avere un a... circolarci E poi deve avere un per, quindi circolo c'è un Arci, po' ma più insomma, in Lombardia rispetto. non sono No, pochissimi. per niente. È vero. Ma a breve partirà quello di Infinity, Ecco, ma cos'è questo che quello di sono? Infinity che è dedicato a giovani registi, documentaristi, diciamo, videomaker. Ok, Come regia funziona? prendi punti, mi raccomando, Jason. Esatto, prendete nota, si chiamerà Infinity Lab, sarà un laboratorio sempre aperto per progetti di giovani registi, giovani talenti del videomaker, eccetera, che possono presentare il loro progetto con un budget, un'idea, una sinossi, eccetera, eccetera, e i migliori vengono poi selezionati, cofinanziati, come dicevo, in crowdfunding al 50% e poi possono essere distribuiti sulla piattaforma di Infinity, quindi un processo quasi completo, dalla ideazione, la produzione, Dove? cofinanziamento fino alla La distribuzione. distribuzione. E questa è una dinamica molto interessante che sta È attivando. una nuova dinamica, nel senso, una cosa che appunto mai avresti pensato di mettere nel No, lontano 2005, quando hai pensato no. all'idea di Nell'lontano produzione al 2005 il basso. mondo era molto diverso e tutto quello che Infatti. pensavo po sarebbe potuto succedere con il crowdfunding o comunque con produzioni dal basso è successo tutto il contrario. Fortunatamente cose positive, Insomma, quindi. anche adattarsi alle cose che cambiano non è da tutti, quindi complimenti, Angelo, davvero. Cioè, Beh, ci ti vuole ringrazio. anche capacità di adattarsi, che dicevi. Dicevi appunto, questo Infinity Lab parte. A brevissimo, stiamo chiudendo le ultime cose Ok. burocratiche perché, ecco, ovviamente quando si tratta di raccogliere fondi, selezionare progetti, bandi, eccetera, c'è purtroppo dietro anche un po' di burocrazia, deve essere tutto fatto a norma di legge, i dati devono essere gestiti in un certo modo e anche i fondi. Quindi stiamo chiudendo gli ultimi, come dire, pezzetti di burocrazia e a breve partirà l'Infinity Lab. Quindi se avete un progetto video, un'idea, un film nel cassetto o un documentario, può essere un'ottima opportunità per farsi cofinanziare il progetto. Cofinanziare perché appunto diciamo metà,
bisogna autofinanziarsi, nel senso comunque con la propria comunità o comunque facendosi una buona campagna, e poi quelli appunto il restante 50% arriva da Infinity, così come poi in altri progetti, sì, che sono stati finanziati dalle aziende che lavorano su produzioni dal basso, appunto come dicevo Banca Etica, Banca Beeper, insomma sono tante ne arriveranno ancora, perché è una cosa che piace molto, ma perché secondo me in questo momento sta interessando molto al mondo delle aziende il crowdfunding, perché si generano comunità positive. Quello che sta succedendo in questo momento è che spesso i social network sono luoghi, diciamo, non proprio sempre positivi, anzi, dove spesso le conversazioni vanno verso situazioni di odio, di fake news, di dissing, come si dice, sì, come dicono quelli, come i giovani. E quindi questo livello di conversazione comincia a essere un po' fastidioso, sia per gli utenti ma anche per le aziende. Mentre il crowdfunding ancora ha fortunatamente tenuto un livello generale positivo di interazione, cioè le campagne di crowdfunding sono dei luoghi dove di fatto le persone interagiscono e agiscono se credono in quella campagna, se credono in quel progetto, se credono nella persona che l'ha proposto, e quindi è tutto, come dire, un'interazione continuamente positiva, e questa cosa ovviamente è generativa, perché genera progetti, genera idee poi che diventano veri, concreti, toccabili, tangibili, eccetera. E quindi questo credo che sia un po' il motivo per cui tante aziende si stanno avvicinando a questo strumento. Produzioni al basso, appunto, un sito che potete trovare facilissimo, anche se ho visto fare le campagne, sono abbastanza semplici, caricarle. Poi ho visto c'è una bellissima sezione in cui date dei consigli anche su come fare la giusta campagna, come fare la giusta promozione. Insomma. Eh sì, perché non è per niente banale, evidentemente. Però, insomma, noi cerchiamo di aiutare. Tra l'altro abbiamo anche una bellissima diciamo live chat, di customer care per aiutare sia chi vuole donare che chi vuole caricare un progetto, proprio per dare tutta una serie di informazioni e aiutare le persone che vogliono caricare la propria idea, la propria campagna, e non sanno come gestirla, a inquadrare meglio. Abbiamo visto infatti le immagini che passavano del sito, molto semplice, però come doveva essere, appunto. Secondo me, cioè, la cosa bella, devo dire, adesso non me ne vogliono gli altri, la cosa bella poi di Consumer al Basso, appunto, è che era semplice, parla la nostra lingua, che in me a volte facciamo un po' fatica magari a parlare quella degli altri, gli italiani, e ti dà fiducia, nel senso che appunto ti dà fiducia nel provarlo. E di questo ti ringrazio. Sulla semplicità ci stiamo ancora lavorando, nel senso che si può ancora migliorare, perché ahimè quando ci sono poi di mezzo i soldi tutto è sempre un po' più complicato, comunque bisogna fare una serie di controlli, c'è tutto il tema dell'antiriciclaggio, antiterrorismo. Calcolate che appunto, come dicevo, lo scorso anno più di 40.000 donazioni, più di 2,2 milioni di euro raccolti, quindi sono soldi veri che girano su conti veri, eccetera, e quindi comunque il livello di attenzione ci obbliga a non essere sì semplici, ma non ma comunque profilare le situazioni per evitare problemi, eccetera. Quindi sì, il nostro lavoro è renderlo sempre più semplice e sempre più accessibile a tutti in modo orizzontale. Cosa cambierà da qui in avanti, secondo te, nel mondo del crowdfunding? Ma capito poi che questa è l'idea che avrai, e non sarà così poi, perché ci dicevi prima, no? Qualsiasi idea poi comunque... Esatto, in realtà allora, quello che posso dire è stiamo un po' investendo in ricerca e sviluppo per quanto riguarda il mondo dei dati, cioè ci siamo accorti che una piattaforma come Produzioni dal Basso genera milioni di interazioni e di dati, abbiamo quasi 25 milioni di interazioni censite all'interno di un database di dati, e ci siamo anche resi conto che queste informazioni possono venire utili alla comunità che utilizza Produzioni dal Basso per migliorare la qualità del proprio progetto, come aggregando questi dati attraverso quelle che ormai tutti chiamano l'intelligenza artificiale, diciamo che attraverso degli algoritmi, e per poter dare delle indicazioni, dei consigli, dei suggerimenti su come migliorare, magari attraverso piccole azioni, la propria campagna per poter essere più efficace e raccogliere i fondi in maniera più efficace, appunto. Quindi ecco, forse una delle cose sulle quali a brevissimo ci sarà una piccola rivoluzione nel campo del crowdfunding è appunto la possibilità per tutti di accedere a informazioni che possono essere utili a essere più efficace nella propria raccolta fondi. Noi già adesso abbiamo messo a disposizione di tutti i nostri progettisti una pagina dedicata proprio alla gestione dei propri dati, che già dà dei suggerimenti, già dice ad esempio
quante persone devono coinvolgere in base a una serie di algoritmi e di parametri legati all'importo che vogliono raccogliere, al periodo, al tasso di conversione, insomma tutte cose, non voglio annoiarvi con cose troppo tecniche, però sono utili perché in effetti quando uno fa una raccolta fondi comunque la sua, come dire, il suo obiettivo è comunicare al maggior numero di persone e poi raccogliere i fondi per realizzare l'iniziativa, e quindi sono utili perché danno delle indicazioni per migliorare l'efficacia della campagna. Insomma, tante le novità che vedremo da qui in futuro, un mondo che continua comunque a evolversi, immagino quello del crowdfunding, ma su cui Produzione al Basso vuole essere lì in prima fila ormai. Sempre però coi piedi per terra, cioè noi sempre noi vogliamo rendere questo strumento crowdfunding, difficile da dire, da capire, eccetera, una cosa popolare, cioè diciamo semplice e aperta a tutto, diciamo inclusivo. Ecco, questo è il nostro... Come tanti poi dei progetti che vengono messi appunto sulla vostra piattaforma hanno a che fare proprio in linea con i nostri progetti. In linea con i vostri progetti, perfetto, in linea con la vostra community. Angelo, grazie mille di essere con noi oggi. Grazie. Ringraziamo Angelo Rindone, fondatore di Produzioni dal Basso. Complimenti davvero per il lavoro che fate e insomma tenici aggiornato sulle varie evoluzioni dei vostri progetti. Vi ringrazio per l'invito e a presto. Grazie mille, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Qualsiasi informazione potete scriverci, noi gireremo poi ad Angelo le vostre richieste, ma comunque troverete anche in questa diretta poi taggati il sito internet, tutto quello che serve per arrivare a sapere di più su Produzioni dal Basso. Io vi ringrazio tantissimo per averci seguito, vi do appuntamento alla prossima puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.